Laudetur Jesus Christus. Carissimi figlioli presenti oggi a Piccola Nazareth, vedo con mia gioia che anche se a singhiozzo arrivano i pellegrini nel periodo estivo, e così per mia grazia ancora una volta io non saprò bene cosa fare, visto che arrivano i pellegrini dovrò stare o devo partire per raggiungere gli altri. Che bella esperienza la mia! Meno male che dopo la catechesi di stamane c'è ancora chi scrive: sei pieno del tuo ego, io chiederei al Padre Eterno di farli stare un giorno al mio posto e poi vediamo quale forma di narcisismo uno abbia di fronte alla situazione tale per cui veramente io non so tra oggi e domani come muovermi, perché qui Piccola Nazareth ha bisogno, pregate piuttosto per me, perché è una scelta che devo maturare nelle prossime ore. E sono, come potete immaginare, alla Piccola Nazareth c'è la cappella che viene ristrutturata, ci sono i lavori in corso, arrivano i pellegrini, tante cose da fare, poi anche le catechesi si preparano. Quando io viaggio, come vedete, metto tutto il resto da parte, però adesso Radio Domine invece è una realtà molto seguita. Come si fa? Come si fa? Ecco, allora, però la mia gioia è grande nell'aver visto ieri tanti fedeli presenti qui per la messa del Sacro Cuore di Gesù, e questo è veramente quello che anima il cuore di un pastore quando è pastore, che anche se si consuma, l'importante è che le pecore raggiungano il pastore supremo delle anime. Eravamo per una diretta di quasi 3 ore, che osare una veglia pasquale durò, e per 1400-1500 persone, una cosa molto molto bella. Voglio ringraziare il Sacro Cuore di Gesù, è vero, Gesù lo dice, che se si semina bene, si raccoglie bene, e i fedeli, grazie a Dio, che sentono la verità ci sono. E soprattutto però teniamo presente, ora che abbiamo celebrato la festa del Sacro Cuore di Gesù, che i cuori di Gesù e di Maria ci hanno fatto il dono più bello, che è quello dell'adorazione eucaristica notturna, che rimane come percorrenza, ormai è anche questo, mi interroga se è opportuno che io vada e lasci tutto incustodita, l'Eucaristia, insomma, sono tante considerazioni. Però vi ricordo anche che il mese di giugno è sempre molto intenso, perché ci aspettano almeno altre 2 solennità in questo mese del Sacro Cuore di Gesù, alle quali guardiamo. Vabbè, domani è Sant'Antonio da Padova, lo sappiamo, però il 24 giugno è la solennità della Natività di San Giovanni Battista e il 29 giugno i Santi Apostoli Pietro e Paolo. Si direbbe che veramente il mese di giugno è un mese veramente, come vi dicevo, molto molto intenso e molto bello. Allora viviamolo con intensità. Ringraziamo Gesù, ringraziamo Maria per i risultati che otteniamo, ma mai sedersi sugli allori, invece avanti sempre, siamo solo agli inizi. Voi non potete immaginare, diciamo così, l'ansia pastorale che mi caratterizza, a meno che meno le figlie attorno a me lo capiscono, ma veramente a me sembra nulla, abbiamo da salvare le anime, dobbiamo fare di tutto perché la gente apra gli occhi, dobbiamo spendere 1000 volte la nostra vita e 1000 volte morire e poi risorgere, come si legge dei 2 testimoni di Apocalisse 11, per aprire gli occhi alla gente. Quindi dobbiamo pregare perché chi sta attorno e ruota attorno a questo cammino non abbia la miopia spirituale delle piccole cose del quotidiano, ma duc in altum, dice Gesù, prendi il largo. Questo prendere il largo per raggiungere obiettivi massacranti di per sé. Per quello dico io, vorrei tanto che quanti hanno scritto, perché ancora oggi con i confundisti ho visto che la catechesi sta raggiungendo numeri vertiginosi, guardate, di un sabato a mezzogiorno e siamo arrivati a quasi 8000 visualizzazioni nello spazio di un paio d'ore. Se chiunque scrive, anziché andare sui contenuti sempre attaccando sovieticamente il sottoscritto, sei narcisista e sei pieno del tuo ego, vedessero i ritmi che io tengo, forse cambierebbero idea. Sono ritmi massacranti, dove non c'è lo spazio di poter più avere modo di dire a se stesso: e mo? Non puoi più dire cosa fa, perché sei talmente dentro con le mani in pasta, e cosa sei, il pizzaiolo, è andato in pizzeria il sabato sera, tutte le persone sono sedute, poniamo al tavolo, no? E non arrivano le pizze. E allora il proprietario del ristorante va dal pizzaiolo e lo trova che parla col pane in pasta e dice: però, sai, non so se veramente io dovevo far questo, perché... E la pizza gli risponde: sei pieno del tuo ego. Capito? Ecco, abbiamo le mani in pasta, è un momento importante. Io prevedevo che più si sarebbe fatta confusione, come c'è,
E più questo percorso, questo chicco di grano, questo chicco di senap avrebbe attecchito, perché le anime serie di coscienza ci sono e capiscono la verità. Ma questo cammino che stiamo facendo sotto il governo di Papa Benedetto XVI per tutelare, per difendere, per salvaguardare lo spirito cattolico richiede sacrificio. Oggi celebriamo la memoria 12 giugno di un santo per nulla conosciuto, agostiniano del XV secolo, San Giovanni di San Facondo. Lui è arrivato a Salamanca. Salamanca è una bellissima città, io sono stato più volte lì della Spagna, dove c'è una delle più prestigiose università teologiche del mondo, è tra le più antiche, e quindi tutti i novizi carmelitani, francescani, domenicani, trinitari, mercedari andavano a studiare a Salamanca. Quando arriva San Giovanni, questo santo agostiniano, che fu fatto santo poco tempo dopo la morte, per quello che adesso vi racconto, trovò una città piena di litigi, piena di frati che non si parlavano tra di loro, contrasti, violenze, e lui rimase addolorato come rimango io di fronte alla situazione attuale della Chiesa e disse al Signore: ti offro la mia vita, prendi la mia vita ma metti pace in questa città. Infatti è compatrone, questa è una cosa molto seria. Gli altri non hanno mai saputo questo, lui passò poi per quello che metteva pace, perché inspiegabilmente, a parte il fatto che la gente era attratta da lui perché quando celebrava la messa aveva doni mistici sorprendenti, ma è riuscito a mettere pace. Quando lui è morto, Salamanca, che era una città dal punto di vista dei rapporti umani invivibile, ha lasciato una città che era un mezzo paradiso. Ma nessuno ha saputo, se non pochi, che tutto questo era più che frutto delle sue prediche, del suo apostolato, dei suoi sforzi che sono veramente sfiancanti, era frutto dell'offerta della sua vita. A partire dal momento in cui si è offerto, non ascoltino i modernisti ottusi, ascoltino le anime elette che capiscono quanto queste cose siano vere davanti a Dio. Lui non è più stato bene. Lui non è più stato bene, e era sempre appesantito, è morto giovane, sfiancato, ma aveva sempre, tutti notavano in lui, quarantenne, una sorta di anzianità prematura, e il fiatone, la stanchezza, non ha mai detto il motivo. Lui si era offerto vittima, aveva detto a Dio: ti offro la mia vita, salva la Salamanca cattolica. E quanti santi hanno fatto questo? Mi viene in mente San Pio X, che muore di crepacuore perché si offre vittima per le nazioni, la Grande Guerra. Ma la Grande Guerra c'è stata, sì, ma chissà quante anime ha salvato San Pio X offrendosi a Dio Padre. Mi viene in mente il santo curato d'Ars, che si è offerto vittima per la parrocchia e poi da quel momento lui ha condotto un'esistenza, tra virgolette, lui infernale, per dare il paradiso agli altri, un mistero, la Stellvertretung, non lo pronuncio bene, lo so, i tedeschi non mi facciano il processo, che tutti mi fanno il processo quando parlo, so di non averlo detto bene, ma mi ricordo il termine tedesco, perché l'ho studiato quando ho fatto la mia tesi dottorale, significa espiazione vicaria, io mi piglio il tuo inferno e tu hai il mio paradiso, non è una cosa folle? Ma è il cristianesimo, è Gesù che sale sulla croce. Io mi prendo il vostro inferno, c'è la Chiesa così, Signore, dai a me pene, patimenti, sofferenze, travagli, malattie, dolori, ma salva la tua Chiesa. È un atto folle, ma è un atto profondamente cristiano che nel corso dei secoli, come il santo di oggi, ha fatto la differenza. E infatti la parrocchia di Ars diventa la più famosa del mondo, come Salamanca ritrova la pace e come l'umanità ritorna alla pace dopo la prima guerra mondiale. I santi che si offrono, che cosa ne potremo mai capire noi che trascorriamo il nostro tempo nelle tabelline a calcolare gelosie, invidie, sospetti? Che piccineria spirituale, imperdonabile per chi dice di fare un cammino di fede, imperdonabile. Vi è che poi quando ne prendiamo coscienza addirittura ci piangiamo pure addosso
E questo è ancora più detestabile agli occhi del Signore. Siamo piccini e non possiamo giustificare noi stessi perché le cose le sappiamo. Guardiamo a questi santi. Da quel momento io vi prego di provare a entrare nel mistero che ha vissuto questo santo qui, agostiniano, che infatti poi il Papa l'ha fatto subito santo dopo la morte, ha fatto enormi miracoli, certo. Poi finalmente si è goduto il paradiso, ma lui ha preso l'inferno su di sé per salvare gli altri, come ha fatto la beata Pina Suriano, che si è offerta vittima per i sacerdoti, come faceva la serva di Dio Adrien von Speyer, la mistica seguita spiritualmente da Hans-Urs von Balthasar, che andava nei campi di concentramento in bilocazione e prendeva su di sé l'angoscia dei soldati che dovevano morire. I soldati finalmente morivano sereni e lei aveva portato su di sé l'angoscia mortale dei soldati che dovevano morire. È il mistero dell'espiazione vicaria, un mistero immenso, un mistero incalcolabile. I modernisti non sono degni di ascoltare questa roba, perché è roba raffinata e loro sono dei cafoni dello spirito. I modernisti sono cafoni dello spirito, non riescono, è come il maiale, se gli porti il piatto di porcellana, mica guarda il piatto di porcellana o le posate dorate, hai capito? Il maiale resta maiale. C'è una cafoneria dello spirito che sta facendo danni impressionanti, perché poi quelle anime che invece queste cose le capiscono o addirittura le vivono vengono trattate come anime malate di mente, problematiche, eccetera. L'offerta di vittima, qualcosa di Padre Pio anche lui si è offerto come vittima, quando non avrebbe mai neanche sospettato di avere le stigmate e di soffrire, come sappiamo che ha sofferto quell'uomo lì, è un grande mistero. Non ha avuto la possibilità di capire che il mondo intero gli si è inchinato dinanzi, perché soffriva così tanto che il suo scopo era al mattino alle 3:30, 4, alzarsi e tirare fino a quando era possibile a sera, perché forse pochi lo sanno, ma nei libri andrebbe sottolineato, mezza vita Padre Pio l'ha trascorsa comunque a letto, perché il più delle volte non riusciva ad alzarsi. E nella immaginetta dell'ordinazione sacerdotale Padre Pio scrive: Gesù, io con te voglio essere vittima. E Padre Pio è stato vittima e si è offerto. E talora il Signore non aspetta neanche che te glielo chiedi, perché conosce il cuore. Guardate Giovanni Paolo II, il massone moderato, che invece dopo abbiamo visto negli ultimi anni, neanche tanto gli ultimi insomma, che gli ultimi sono gli ultimi 2-3, stiamo parlando di un ventennio tremendo, dove non si reggeva in piedi, dove soffriva, ma lui sapeva che quelle sofferenze completavano il bene della Chiesa e le ha abbracciate. Ho in mente un'immagine che mi rimarrà nella mente, va in Azerbaigian, mi pare che fosse l'Azerbaigian, e arriva una tormenta di neve, lui, questo qui, comincia a tremare tutto perché ha il morbo di Parkinson, un uomo 75enne, 80enne col morbo di Parkinson, non lo puoi mettere all'aperto con meno 20 gradi, ma lui l'ha fatto per salvare la Chiesa. Quando impareremo dai santi? La Chiesa si salva col sacrificio, con l'offerta, con l'immolazione. E questo perché poi dopo, negli spazi infiniti del cielo, si gode la pace, ma questo è il tempo della battaglia. Io vedo la Chiesa assediata dai bergogliani, dai modernisti, dai raneriani, dai massoni, dai viganiani, dai lamendoliani, dai confudisti, dagli unacum. Dico al Signore: Signore, eccomi, sono qui, perché so che se vuoi mi darai la forza. E veramente poi queste anime elette che si offrono, come ha fatto San Giovanni di San Facondo, entrano in una dimensione mistica. Quanti santi hanno chiesto a Gesù: dammi. Santa Gemma Galgani si racconta che un giorno Gesù gli fa vedere apposta, lei fa vedere apposta un peccatore, e Gesù le dice: fra qualche ora muore e lo mando in inferno. No, Gesù, no, offro la mia vita per lui. Ma soffrirai tremendamente, non importa, purché gli salvi l'anima. E Gemma Galgani conoscerà un deserto di tenebra incalcolabile. Questo è amore vero. Dice Gesù: non c'è amore più grande di chi dà la vita per gli altri. E anche, non c'è solo il martirio di sangue, ma c'è questo martirio di immolazione per la Chiesa. Io faccio appello alle anime più generose. È tempo che insieme con me ci immoliamo per la Chiesa.
costi quel che costi, abbiamo da vedere la Chiesa liberata. Dobbiamo essere una sorta di plotone avanzato, di avanguardia mistica per salvare la Chiesa. E se proprio non arriviamo a queste altezze, che almeno, figlioli cari, non ci si abbassi alle bassezze appunto umane, quando fingiamo di fare un cammino di fede e poi Dio svela veramente quello che siamo. Svela veramente quello che siamo. Allora San Giovanni di San Facondo si è offerto. E ha sofferto. Offerta e sofferenza. E Salamanca, la sua morte, si era, era cambiata, si era trasformata. Quanti santi hanno seguito questa percorrenza? E ve ne ho citati diversi, ma l'elenco potrebbe essere veramente, figlioli cari, incalcolabile. Anime vittime, anime che si immolano, e poi Gesù le tiene, ripeto, i modernisti non sono degni di ascoltare questa roba, che è troppo raffinata. E poi Gesù le tiene in un letto di dolore, stanno sempre male, il demonio le tormenta, perché non c'è solo un'offerta di vittima fisica, ma Gesù sa dove prendere. Io ho notato quello, con le anime vittime donne, Gesù calca la mano sull'aspetto fisico, con le anime vittime uomini, Gesù calca la mano sull'aspetto mentale. Dice, non so come dire, di provarli sono assediati dai demoni, travagli, combattimenti interiori. E Gesù che tiene quelle anime, ci vuole adesso sulla croce, perché Gesù ha salvato il mondo con quelle 3 ore di croce. Sì, ha predicato, ha fatto miracoli, ma è sulla croce, quando non si poteva più muovere, perché i chiodi lo avevano messo lì per sempre, che Gesù si è offerto al Padre per la salvezza del mondo. Ecco la grandezza del santo di oggi, San Giovanni di San Facondo. Pina Suliano, Gesù poi premia queste anime. Quando era catechista, aveva i bambini di catechismo, della prima comunione, aveva detto a Gesù, Gesù, ti chiedo che tu mi dia 4 bambini che si facciano sacerdoti e che zelino il tuo cuore divino. Lei, mi è stato raccontato da uno dei sacerdoti superstiti, l'ultimo, che però è morto anche lui, che ha preso questa offerta e l'ha messa, in passato si usavano queste, non so come chiamarli, questi scrigni piccoli che le donne tenevano addosso, e le ha tenuto per anni quella cosa lì. Fiori cari, realmente dalle classi di catechismo della Beata Pina Suliano sono venuti fuori 4 sacerdoti. Gesù ti premia se tu ti offri. Se tu dici a Gesù, Gesù, io voglio stare, voglio questo grande quello che chiedi, io, e si sta con la croce, io adesso ti dico, io al Signore non chiedo una cosa da niente. Penso che tutti i santi e le sante del cielo si guardano dicendo, ma hanno ragione quelli che giù lo criticano, però Gesù forse stupirà tutti, perché io dico a Gesù, Gesù, io sono qui, però mi devi salvare la Chiesa. Adesso basta, facciamola finita, perché non se ne può più, le anime sono smarrite. Dov'è il Papa? Dov'è la verità cattolica? Vediamo la Chiesa assediata, ci vuole però la sofferenza, ci vuole il martirio dell'anima, ci vuole la prova del cuore. San Vincenzo De Paoli, fondatore dei Padri Lazzaristi, un giorno trovò un sacerdote, un giovane, un signore che era disturbato dal diavolo, disse a Gesù, da a me quello che lui soffre, e si salvò per miracolo. E certo, miei cari figlioli, è una strada impervia, ma è la strada dell'amore. E quando è morto San Giovanni di San Facondo, questo frate, anche molto semplice, agostiniano, tutta Salamanca, unita, rappacificata, ha partecipato ai funerali. Quando è morto Pina Suliano, si è scoperto che i sacerdoti potevano trovare in lei una perla, e così via dicendo. Che la Madonna ci aiuti. Una volta Gesù ha detto a Maria Valtorta, tu sei stata scelta per essere un'anima ostia, un'anima vittima. E Gesù fa una bellissima catechesi sull'anima vittima, che ora il tempo non ho di approfondire, ma oggi che celebriamo la festa di questo santo insieme agli altri martiri di cui si fa memoria, chiediamo a Dio che salvi la sua Chiesa, che la protegga dai suoi nemici. E prendiamo il largo perché il nostro sguardo si sopra naturalizzi. Questo è un cammino
dove il Signore ci ha messo insieme non per diciamo stare in un pollaio a beccarci, ma questo è un cammino nel quale ci si è messi insieme. Nessuno qui si trova per caso o è in più rispetto a un'altra, una non è in più rispetto a un'altra, ma insieme per una missione, che se il Signore a quelli che mi stanno più vicino la svelasse così come l'ha svelata a me, verreste meno. Vengo meno io quando poi invece vedo quel che vedo tante volte. La Madonna Santissima in questi giorni del Sacro Cuore di Gesù intensifichi in noi il desiderio di soffrire, di combattere e di spenderci, perché la Chiesa Cattolica, quella guidata e governata dall'unico vero Papa regnante, Papa Benedetto XVI, venga salvata, venga liberata e recuperi niente meno, pensate un po' che missione proibitiva, la bellezza e la gloria che il cattolicesimo romano ha sempre posseduto. Così speriamo e così certamente sarà, costi quel che costi. Laudetur Jesus Christus.